fatta sempre davanti agli ospiti, se la prende con me. Yuri è qua per leggere un comunicato di un altro gladiatore, vero Yuri? Esattamente. Ecco, silenzio, sentiamo il comunicato. È roba seria, allora. Sì, un attimo. Spettabili burini della Convè, sto a studiare la storia di Roma, da tempi che non c'è stato ancora l'Olimpico e se giocava al Colosseo. Tanto pecca ricca è sto nome di cultura. Ave Cesare. Dica. Abbiamo capito tutto, tutti i gossi hai messo a studiare la storia antica. Vediamo, anche se... Cesare. Caro Totti, il Comune di Roma ha deciso di affidare a romani illustri come lei il compito di condurre i nostri turisti a visitare i monumenti della nostra bella città e io sono onorato che sia lei il primo a inaugurare questa nostra iniziativa. Ma c'è il fratello in Agatha, uguale, identico, c'ha proprio l'occhi, io lo conosco, vedo tutti i giorni. Prego. Allora vado. Allora qua c'è e questo è il Colosseo, qua giocavano perché io c'è stato 2000 anni fa, prima dell'Olimpico, a Roma era fortissimo allora. C'era Romolo in porta, Anco Marzio e Tullo Silio che erano i difensivi, Sergio Tullio e Numa Pompilio a centrocampo, Tarquinio Cristo che faceva il trequartista elastico e Tarquinio il superbo unica punta, detto Tarqui Gol, fortissimo, nera del Dio proprio era. E questa, la panchina era questa qua, prima stava dentro, ora hanno messa qua fuori per i turisti, spesso c'è se siete pure Montella e quando è del passaggio. Senta, ma è vero che c'erano i leoni qui dentro? È normale che chi perdevano si pappavano i leoni. Certe stragi delaziali qua dentro non toglio manco di qua. Come si dice, no? Paese che vai, usanza e trovi. Ma proseguiamo, va. E fu qui che Romolo, che fu il primo grande romanista, infatti ha fondato una città dandogli proprio il nome da squadra del cuore. Fu qua che Romolo gli toccò ammazzare il fratello, re. D'altra parte, Romolo sta a far mazzo come una casa, a lavorare come disperato, quell'altro sta a fa un scemo, si è artellato da una parte all'altra, è deficiente laziale, Remo. Alla fine, insomma, è normale che uno si incazza e gli è toccato ammazzare. D'altra parte... Seguiamo, ho deciso, questa città deve essere una città per bene. Pronto, amo, sto qua, c'è Giulio Cesare, amo non è il mediano del Brasile, amo poi te spiego, te posso ritelefonare? Ciao. Giulio Cesare è stato un grandissimo presidente da Roma, prima di Dino Viola e De Sensi, e voleva prendere un provvedimento giustissimo. Decreto, l'estinzione e la messa fuori legge della società sportiva Lazio. E invece poi i laziali sono venuti a saperlo, hanno fatto sta congiura, gli hanno dato 23 coltellate. E quando lui ha scoperto che pure il figlio era laziale, ha preferito farsi ammazzare. Prima di dire la famosa frase, pure tu brutto figlio da Nami, e lì si è fermato perché era morto. Poi arrivarono i barbari. Dalla Germania e Gallia? No, da Velletri, Viterbo, Frosinone, Genzano, tutti i burini da Lazio. È stato un dramma proprio perché i suoi arrivati hanno fatto il macello, hanno portato pure le capre a pascolare sul Campidoglio. Oh, ancora oggi siamo riusciti a levarseli dalle scatole. Ritorniamo, va? Grazie Roma, che ci fai piangere, abbracciareci ancora. Ma che gli ha raccontato? La storia di Roma, deciso, ho cambiato la vita. Sono stati bene, no? Tu sei sicuro che non sei parente di una catena? No. Uguali.